Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi siamo arrivati all'ultimo video dedicato all'interpretazione delle Sibille Lenormand, però ho intenzione di pubblicare ancora qualche video di carattere un po' più generale e in particolare uno dedicato alle stesure perché voglio concludere un pochino questo corso base. Poi verso la fine dell'autunno arriverà il corso avanzato sui tarocchi Rider-Waite. Comunque le carte che andremo a vedere oggi sono la chiave, i pesci, l'ancora e la croce. Cominciamo con la carta della chiave. In questa carta vediamo una semplice chiave da un aspetto piuttosto antico. Sembra sospesa nel vuoto, ma in realtà quello su cui ci dobbiamo concentrare è il suo potere di aprire e chiudere. Infatti ha una doppia interpretazione, apertura e chiusura. Sono importanti le carte intorno per capire se siamo di fronte ad un qualcosa che inizia, che quindi si apre, oppure a qualcosa che finisce e che quindi si chiude. Ci potrà essere una situazione che impone delle decisioni importanti da prendere. Simbolicamente indica anche la chiave del destino, che solo il consultante può maneggiare. Il consiglio da seguire è: soltanto tu puoi decidere quali azioni compiere nella tua vita. Scegli come usare la chiave e, indipendentemente dal fatto di usarla per chiudere o aprire, non permettere a nessuno di decidere al posto tuo. I pesci. Nella carta sono raffigurati dei pesci che nuotano nel mare e in lontananza si vede un veliero che naviga lungo la sua rotta. È una buona carta, indica successo e situazioni favorevoli in qualsiasi campo. Indica anche che si riceveranno delle comunicazioni che provocheranno gioia e soddisfazione. Può indicare l'avvicinamento di un parente o un amico che ha un lavoro in ambito finanziario. Il consiglio da seguire è: questo è il momento giusto per lavorare sui tuoi progetti e desideri, pertanto agisci. L'ancora. Si vede un'ancora in primo piano e sullo sfondo una barca, entrambe su una spiaggia. La catena simboleggia un legame. Indica un momento propizio, pieno di fiducia e speranza, attenzione però ad eventuali cambiamenti, perché se le carte intorno sono negative, possono segnalare dei rischi. Tuttavia non è detto che non siano utili per fermarsi a riflettere, per agire con maggiore prudenza. In alcuni casi può indicare una situazione oppure un'attività che si è fermata, per un pensionamento, per un problema oppure per una scelta. Indica una persona abile, intelligente e leale. Il consiglio da seguire è: non agire d'impulso quando si tratta di questioni importanti, fermati a riflettere e poi scegli i metodi meno rischiosi, ma abbi fiducia nelle tue capacità. La croce. Vediamo una croce in primo piano, simbolo di sacrificio. Questa carta purtroppo è negativa, indica problemi e tristezza. Può esserci una situazione che costringe alla rinuncia di qualcosa o di qualcuno. Potrebbe essere una scelta in alcuni casi, ma non sarà comunque facile. Può indicare anche una notizia poco piacevole oppure una fase delicata. Il consiglio è: saranno necessari sacrifici per sé o per altri, ma da ogni sbaglio o situazione difficile si può imparare, fanne tesoro. Abbiamo visto anche i significati di queste quattro carte, abbiamo ascoltato quattro consigli molto utili, ma soprattutto abbiamo concluso il percorso interpretativo di tutte le sibille. Come vi dicevo all'inizio, ci saranno altri video di carattere un pochino più generale e in particolare uno sulla stesura. Quindi vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.